persone non erano nella condizione di essere salvate da qualcuno che non ha voluto salvarle, come purtroppo mi pare qualcuno voglia raccontare. Ora io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza, ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone, tra cui qualche bambino. Cioè, vi chiedo, ma guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone, tra cui un bambino di circa 3 anni, il cui cadavere noi scopriamo oggi, e non lo ha fatto. Vi prego, cerchiamo di essere un minimo seri. La questione è semplice, nella sua tragicità. Non è arrivato alle nostre autorità nessuna, diciamo così, comunicazione di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle organizzazioni non governative. Vi segnalo e credo mi dobbiate essere testimoni del fatto che, nonostante noi continuiamo a lavorare per fermare i flussi di immigrazione illegale anche per impedire che la gente muoia, noi abbiamo dall'inizio di questo governo continuato a salvare tutte le persone che potevamo salvare quando siamo stati consapevoli del fatto che erano a rischio.